pallone da buttare in tribuna ogni tanto, perché poi certi errori pesano come macigni. Ma quello sicuramente c'è il rammarico, perché secondo me l'Aquila, pur affrontando una squadra comunque forte che l'ha dimostrato anche nei singoli, perché poi ci hanno punito, però abbiamo fatto un grande primo tempo dove, che se la chiudi, oggi festeggiamo i tre punti, e secondo me un buon secondo tempo, magari siamo calati un pochino, però la partita l'ha fatta l'Aquila giocando anche bene. È chiaro, ripeto, come hai detto tu, Lorenzo, magari buttando via la palla, però questa è una squadra che prende con tutti questi innesti, sta riprendendo una propria linea logica che gli sta dando il mister, e anche bene, e quindi di conseguenza possiamo andare incontro a queste sciocchezze, fermo restando che i ragazzi vanno elogiati insieme al mister, perché abbiamo fatto una bella partita, sinceramente. Resta il rammarico solo dei due punti buttati via. Ovviamente di solito in un derby il pareggio è sempre ben accetto, lo possiamo dire, sempre sulla carta ovviamente. Di riflesso c'è malumore, immagino, nello spogliatoio, non solo perché si era in vantaggio e poi è arrivato questo pari con, secondo me, un errore abbastanza clamoroso, ma soprattutto perché il campo basso dall'altra parte ha allungato ulteriormente di due punti vista la vittoria contro il Matese. Allora guarda, sicuramente il campo basso è una delle favorite, probabilmente oggi la partita più difficile l'avevamo noi e il Chieti, diciamoci la verità. Fondamentalmente, ecco, il campo basso oggi poteva anche vincere, ma come sulla carta potevano vincere anche le altre, poi qualcun'altra è inciampata, non sto facendo nomi, ma tanto tutti hanno capito, e quindi dobbiamo, ripeto, ragionare giornata per giornata, perché magari la prossima settimana avremo un'altra classifica. Noi in questo momento abbiamo un inizio di campionato, come è stata l'andata, insomma difficile, sì, non un inizio facile. Ripeto, oggi potevamo festeggiare i tre punti, così non è stato, però dobbiamo anche prenderci quello che va preso, sia secondo me un'ottima prestazione, una squadra già rispetto a Matese in crescita, nonostante un risultato diciamo meno positivo di Matese. Direttore, domenica si va in terra laziale col Monterotondo e poi il big match, a prescindere dai derby, proprio con il campo basso. Primo obiettivo, non perdere ulteriore terreno, immagino. Ma quello sicuramente, fermo restando che la prossima sarà un'altra partita difficilissima. Quindi ora concentriamoci sul Monterotondo, poi a seconda del risultato del Monterotondo penseremo a campo basso, ma anche se oggi il Monterotondo credo abbia perso 5-1, ora non 6-1, c'entra niente, perché poi questo ti fa capire che nelle partite successive le squadre che prendono l'imbarcata mettono attenzioni particolari. Noi ora ci dobbiamo concentrare questa settimana su Monterotondo e continuare il nostro campionato. Io ripeto, quando saranno 10-9 partite alla fine faremo i conti. Lei ci mette sempre la faccia e ora la domanda è d'obbligo. Secondo me una squadra, la sua, la vostra, che produce tanto ma che poi sottoporta spesso e volentieri non chiude le partite, l'ha detto lei. E allora, visto che si occupa del mercato, le chiedo: c'è un'attenzione riservata a quel reparto oppure il mercato dell'Aquila è chiuso qui? Beh, diciamo che il mercato dell'Aquila comunque sostanzialmente è chiuso. Poi vediamo se esce fuori qualche occasione. Noi siamo sempre vigili sul mercato. Ma il reparto è quello, direttore? Ad oggi quello che vi posso dire è che noi abbiamo comunque fiducia in questo attacco. Ora vediamo quello che succede. Tutto quanto, ovviamente non posso sbilanciarmi perché... ripeto, sostanzialmente l'idea sarà andare avanti così, poi tutto può succedere fino alla chiusura del mercato.